Mi è piaciuto un sacco, grazie Fedi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per chi non l'avesse visto, ovviamente si recupera il video su YouTube che è uscito ieri. È un video molto simpa, a mio parere. Buongiorno, buongiorno bellezze. Vi amo tutti, indistintamente dalla pelle, dal sesso, dalle cose, dalle barriere. Basta, abbracciamo tutti. In senso sempre protezione, c'è il Covid comunque, quindi con tutte le possibili difese. Io ora spero che stamattina si possa fare NBA. Grazie Felix. Grazie mille per i 35. Intanto vi ricordo che è il September e in più le sub in generale si sono abbassate. Quindi ragazzi, se volete supportarci, ci volevate supportare da anni, volevate da sempre fare la sub, ma per quell'euro non riuscivate, adesso potete sia regalarle in maniera scontata, anche tier 2 e tier 3. Cioè, voi, tier 2, tier 3, oppure farla voi a un euro in meno. Però se le regalate c'è anche il September, quindi le pagate meno, insomma, un casino, però avete capito. Pier, grazie per i 57. I miei occhi non mi ingannano, sono 57. Sì. Ciao Renatoba, ciao a tutti, bellissimi. Stamattina dicevo, spero di fare NBA, perché ogni volta che lo apro c'è una patch di qualcosa, un aggiornamento di sistema, un rifacimento delle finestre della PlayStation, una sistemazione nel database del virus di Avast. Non lo so, succede sempre qualcosa. Spero che aprendolo questa volta io effettivamente possa giocare. Ieri sera ho giocato, quindi. Ieri sera ho giocato, io quindi non so che fare, ragazzi. Fa una patch ogni 2 secondi, io non è che posso continuare a fare live su NBA finché non riesco a streamare. È una certa, lo mando a quel paese. Bisogna essere positivi, assolutamente. Ma ieri sera ho giocato, ripeto, ieri sera ho giocato, è andato tutto bene. Voi cosa mi raccontate? Ditemi un po' di fatti vostri intanto che parlichiamo. Anzi, guarda, faccio anche un minimo di rassegna stonca mentre mi scrivete come state. Bah, ieri c'era l'aggiornamento della PS5, ma ha fatto anche una patch interna alle cose di. Ciao Tonaz e ciao Francisca. Tanto vi leggiamo anche qualche notizia, che la rassegna stonca la stiamo mettendo un po' da parte, la voglio riportare in auge. Ogni tanto quando vedo che si abbassa il tiro la voglio riportare in auge. Qua c'è la scatola della mia arnica che è finita però, quindi non la devo buttare. Pensa, una volta c'è gente che ha i peluche intorno al letto, c'ha le figure, i manga. Io c'ho l'arnica, perché la vecchiaia avanza, insomma. Devo anche farmi la barba, ho i capelli tutti impettinabili, ormai. Sono un barbone. Come state? Come state? Ditemi, cosa avete fatto di particolare? Cosa vi è successo? Vabbè. Che ieri ho fatto spalle e sono KO e domani ho gambe. Non bisogna, mi raccomando, bisogna mai skippare il leg day. Io ho il peluche dell'Ebola accanto al letto. È vero che c'hai il peluche dell'Ebola tu. Vale la pena comprarlo per PS4, NBA 2K22, continua a giocarlo col 20. Cioè, tu hai NBA 2K20? Eh sì, ha senso cambiarlo, sì. Ma anche solo per le rose e per tutto. Se hai il 20 e ti piace l'NBA, cioè, allora, in generale, se vi piace l'NBA, tu devi prendere ogni anno. Marco, guarda, leg day è il giorno che mi piace di più. Io no, rimango comunque, cioè, preferisco fare tutto il resto del corpo. No, allora, in realtà, preferisco comunque il leg day agli addominali, a quando faccio gli addominali, ma solo gli addominali, tutto il resto del corpo mi diverto a farlo. Però gli addominali mi scoccio proprio, mi rompo le balle, mi dà fastidio fare gli addominali. Li faccio poi, li faccio. Era una delle robe che facevo di più comunque, però mi scoccio. Ragazzi, secondo voi cosa mi sono scordato? Arrivo, intanto mi dovete fare un piacere. Intanto che vado a riempire l'acqua, dovete riempire la chat di Durian. Arrivo, se torno e non c'è il Durian, chiudo la live.
Amori miei, guarda che spettacolo che siete. Guardate che spettacolo che siete. Franci cosa ha messo? Franci non ha messo. Aspetta, un secondo, via. Chiccata. Adesso che c'è il durian, lo no, no, il durian non lo mangiamo. Il durian non lo mangiamo. Yezar. Allora, però posso dire, ora sono contento che l'emote con la mia faccia sia il trenino Marco. Cioè, è uno schifo, ovviamente, ne siamo tutti consapevoli. Però mi fa piacere che sia. Avevo iniziato a farlo durante un Sanremo, come a caso. Hai saltato una resub. Mary, mua, bellissima. Grazie per i tuoi 17, come Trezeguet. Bussa, chi sarà mai? Andiamo a Lux vedere. Prime, non credo si dica Lux Prime perché io non so il francese. Come si pronuncia Loux? Le Prime? Non ho mai fatto francese in vita mia. Amici, occhio perché se fate più di un tot di durian vi segnala come spam, non so. Come si chiama? Come si dice? Le. Io non ho mai fatto francese, non lo so. Oh, Etam, che è Matteo. Grazie mille per i 52 anche a te, sei fantastico. Vi ricordo ancora che le sub sono dimezzate. Quindi mi raccomando, approfittatene se volete fare la sub per non perdervi il canale Telegram in cui si parla di un sacco di cose. Prevalentemente di sport ultimamente, ma si parla di un sacco di cose. Poi potete entrare su Discord, ma quello lo potete fare anche senza sub. Potete assistere alle live per voi sub, che ce n'è sempre una al Ma chi mese. sono io? Babbo Natale! Punkers, esatto! Punkers è un uomo magnifico. A parte che non... Punkers, guarda, era quello che non ne aveva bisogno di fare regali, visti quanti ne fa. Però grazie, bello. Comunque, in generale è il September, quindi è tutto calato. In più, in generale, le sub sono abbassate. E se volete permetterci di rimanere ancora a fare questo lavoro, supportateci per favore. Poco poco, non è che tanto. Una sub. Comunque, qualche notizia fresca del web, poi partiamo con NBA. Covid, Fondazione Gimbe. Va bene, non voglio parlare di Covid. Diletta Leotta parla dell'invasione della sua privacy. E lo fa su TGcom Dopo perché tutto questo sa che tempo, TGcom parla sempre di lei. sempre. Secondo me l'ha fatto apposta. Grazie Gerla per i 57, grazie mille. Vedi tu, ci supporti e ci permetti di continuare a fare questo lavoro. Tra l'altro, ieri ci hanno tolto i soldi, abbiamo pagato le tasse. Ma noi siamo sempre felici col sorriso di essere qua insieme a voi. Tanto non c'è il durian, finché non c'è quello va bene così. Quindi, Diletta Leotta parla di queste cagate. Shanks, grazie mille per i 14, un rinnovo col bel marchio, ti si vuole bene, grazie Shanks. E bel nickname, complimenti. La Leotta ha fatto un'intervista l'altra sera su Italia 1 per parlare dello schifo che ha nei commenti, immagino, immagino. Vicenza, 21enne uccisa con un colpo di pistola, ma è terrificante. E poi si è tolto la vita. Guarda, sei. Sparati, basta! Perché devi uccidere? Io divento. Mamma mia! Vabbè, questi. Stiamo tranquilli, stamattina siamo tranquilli. SpaceX, razzo in orbita. È il primo volo di soli civili. Ah, solo civili? Che storia! In missione per 3 giorni. Voi lo fareste? Io un po' di. Un po' di caga, non caga perché un po' di ansietta ce l'avrei, insomma, di andare. Però guarda qui che lavoro. Non posso farvi vedere le foto, però. Che storia. Vabbè, ma che notizie brutte. Sono persone con il cancro, gente ritrovata morta, un 81enne uccisa a Bari. Ma perché. Vabbè, Papa. Bene, unioni civili, ma nozze solo uomo-donna. Non ho capito. Ricciarelli, al Grande Fratello VIP, la Ricciarelli si arrabbia con le ragazze. Rispettate le regole. Ma che notizia è? Ma che notizia è? Ma che notizia è? Questa che notizia è? Non ho neanche capito cosa è successo. Metti che ero un fan del Grande Fratello, no? Non ho capito cosa vuol dire. Rispettate le regole. Così, non mi dice che. Vabbè. Poi, Napoli, bambino disabile non può raggiungere l'aula perché l'ascensore è fermo. Per non escluderlo, tutta la classe si trasferisce in un teatro. Che bello!
Che cose belle, queste sono belle notizie, vedi? Queste sono cose belle. Oh, un po' di cose belle, un po' di positività nel mondo. Oh. Pensa che twist se diceva l'ascensore è fermo, tutti gli studenti aggiustano l'ascensore. Sarebbe stato un twist ancora incredibile. Tutti Bob. Poi Gwendal, non mi frega niente. Napoli, undicenne alla guida di una Ferrari. È polemica. Eh sì. Più che altro come è successo. E infatti è lì che penso parta la polemica. Perché mi casca... Oh, sono due giorni che mi cascano le cuffie dalle orecchie. Non è mai successo. Queste sono sempre state fisse. Anche le pulisco sempre, ci sto attento. Vabbè. Riforma del catasto. Ecco chi ci perde e chi ci guadagna. Va bene. Ma passiamo alle notizie di TGcom. Vere. Carolina Stramare, non so chi sia, chiedo scusa. Trasparenze birichine durante lo shopping di lusso. Birichine. Vabbè. Poi, incidente sexy per Katia Gerber. Sotto ai fiori spuntano i capezzoli. Ai ai ai. Proprio loro. Proprio loro. O Traves. E non so chi sono. Neanche una ne conosco di queste qui. Xbox sarà al Tokyo Game Show 2021. Microsoft conferma date e ora dell'evento. Questo lo sapevo già. Un ingegnere campano a quanto pare ha fatto partire una specie di campagna. Un processo. Per rivedere il significato del termine terrone. Non so in che termini, però. Deathloop, i consigli essenziali. Deathloop, i consigli essenziali padroneggiare il loop temporale di back. Ma metti una punteggiatura. Deathloop, i consigli essenziali per padroneggiare il loop temporale. Non è i consigli essenziali padroneggiare il loop temporale. Quanta lunga questa frase? Devo respirare per leggerla tutta. E non ho sbagliato. Cioè, è proprio Deathloop, virgola. I consigli essenziali padroneggiare il loop temporale di Blackreef. No, non c'è nessuno. Guarda, vi faccio... Faccio la foto, ve lo metto... Vedi, a fare la sub. Potete vedere nel gruppo Telegram cosa sto per mettere. Guardate. Ecco. Bevo. Poi che okay, io non leggo benissimo, però. Allora, quel tizio che uccise la cagnolina Forconate, io me la ricordo questa notizia, condannato il colpevole dopo 7 anni. Ora, ci ha messo 7 anni. Mi trovo bene col Pocophone comunque, molto bene. Dopo 7 anni l'hanno condannato, ma l'hanno condannato. Fammi vedere a qua. Ah, 6 mesi? Così poco? Come 6 mesi? La condanna per lui è di 6 mesi di reclusione. Devo ruttare. Scuola. Scattano già le prime quarantene. Cosa prevedono quest'anno le regole del ministero? Vabbè, non leggerò l'articolo. Monza! C'è Monza nelle notizie. Purtroppo è una notizia terribile. Monza, calci e pugni a bambini dell'asilo. Sospesa la maestra. Questa è una deficiente. Che asilo era? Non è che è l'asilo di mia sorella? Ti stacco la testa... Oca, beduini, ma... Vi taglio le mani, ma... Queste sono le parole che avrebbe detto la maestra. Cosa? Ma... Ai bambini? Ma io ti denuncio, altro che sospesa. Ma io ti denuncio. E spero che mi dai tutti i tuoi soldi. Ma poi, a parte che è una cosa... Che razzista. L'insulto che ha fatto è anche razzista.
Perché se dice una persona, ah, quello lì è italiano, se gli dici, ma guarda sto italiano, cambia il significato. Cambia il significato delle cose che dici, che non è di per sé la parola, quanto come la usi in quel caso. Se io ti dico, ma guarda, c'è un siciliano, ma guarda sto siciliano, e no, no. Botte, insulti ai bambini, ma io le trovo allucinanti queste cose. Grazie Sterlax, ma veramente. Beh, spero bene che ci sia stata la denuncia. A parte il fatto che la denuncia, al di là delle parole, calci e pugni, ma io entro e faccio un casino se picchi mio figlio o una bambina a caso. Ma stiamo scherzando? Vabbè, direi basta così. Dai. Volevo leggere notizie un po' più serene, beccarne qualcuna un po' più bella. Ho letto una roba che potrebbe essere una bella notizia, ma non farò questa battuta. Falco solitario, grazie mille per i 29. Grazie, caro. Grazie. Quella del tuo era del tuo paese, Liezza. Intanto stacco il pad perché tanto è carico abbastanza, direi. Quanto è bello. A me piace un sacco il pad della Play. L'ho già detto comunque, non fatemi essere ripetitivi. Troppo bello. Mi sa che mi compro anche quello nero, quello rosso. Uno dei due, me lo voglio comprare. Metti che gioco qua con mia sorella o capita con Franci. Mamma mia, ragazzi. Quando leggo quelle notizie lì, veramente da spararsi. Una cosa del genere succedeva all'asilo da me quando c'ero io. Alcuni miei amici sono stati messi negli sgabuzzini con il nastro adesivo sulla bocca. No, ragazzi. No, raga. Follia. Follia. Quello rosso è incredibilmente bello, lo voglio anche senza PS5. Follia. Follia. Ah, ma il ventilatorino era girato verso il letto. Dicevo, ma com'è che sto morendo di caldo? Perfetto. Andiamo qua. Andiamo qua. E andiamo a prendere il nostro Elgate. Elgate. No, io non capisco come sia possibile che queste persone siano in giro a lavorare, a vivere, a fare la spesa come noi. Forse devo alzare la webcam, ragazzi. Mi sa che sotto ci ho risultati. Anzi, sono abbastanza sicuro. Quindi la spostiamo qui. Sono abbastanza sicuro che in basso a destra ci sia il risultato della partita. E tu vivi la così, ah, sì così. Scusate. Allora, dobbiamo fare la carriera. My team era. Competi, guadagni, sali di livello in questa indimenticabile esperienza di squadra. No. Togli la musica, mi raccomando, che è un macello. Allora, la musica di NBA funziona così. Io l'ho già tolta tutta. L'ho anche abbassata. Però, quando in alcuni frangenti della partita parte lo stesso. E non posso farci niente. Quindi. In quei momenti parleremo, ma tanto dura poco, quindi va bene. Allora, fammi comunque. Ma un bel aggiornamento, non l'ho già fatto ieri sera. Allora, fammi fare così. Ecco. Liesa, che devo fare io? Non so come bloccarla. In caso, tanto è oggi e basta. Non penso che porteremo avanti NBA perché dobbiamo fare Hitman. Ragazzi, quest'anno. Magari la carriera di NBA la facciamo più avanti nel corso dell'anno. Ma dobbiamo iniziare nel martedì Hitman, quindi mi raccomando. Non so se facciamo il 2, il 3 o solo il 3. Vediamo, devo ancora pensarci. Crea una nuova build. No, non farò la scansione della mia testa. Allora. Vediamo come possiamo creare il nostro amico. Il nostro amico che, come sapete, perché grazie a voi, si chiamerà Kevin Durian. Kevin Durian. Io però voglio cercare una faccia che mi sconfigge. Ma questo c'ha 10 anni, questo ragazzo. Ma ha fatto bene Hitman o alla Rambo? Fatto alla mia maniera. Vedremo, insomma. Lui mi piace. Ma c'è Ben Wallace. No, non mi piace quello spuntone dietro. Antetokounmpo, ragazzi. Un po' più scuretto, ma Antetokounmpo. Zac Efron. Io, ragazzi, no. Ma mi piace lui. Mi piace lui. Mi piace lui. Ma io voglio cambiarlo, però voglio farlo biondo. Posso farlo biondo? Aspettate, eh. No. Vabbè. Nome. Kevin. Ah, sono sulla Play. Abituato al PC, sono sulla Play. Cosa sto scrivendo?
Allora, cosa scrivo? Cosa scrivo? Cosa scrivo? Che sono sulla play. Allora, ragazzi, sono... È Zapata, è vero. Che io ce l'ho al Fanta, tra l'altro, al Fanta Carlo. Kevin? Ero partito... Invece non... No, no. Durian... Eccolo qua, il nostro Durin. Va bene, Marco. Continua a drogarti. Durian. Mi sento frizzantino questa mattina. Adesso vedo che nel pomeriggio muoio. Posizione. Ah, allora. No, Kevin Durian. Voglio chiamarlo proprio Kevin Durian. Allora, stavo pensando... Io di solito faccio il mio ruolo che avevo quando giocavo a basket. Quindi facevo guardia tiratrice. E se facessimo un playmaker... O un pivot, sì, qualcosa di diverso. Ti spengo subito, Mark, stasera c'è Trichitao. Era stasera? Mi ero scordato completamente, ragazzi. Stasera c'è Trichitao, avete vinto la sfida giustamente il mese scorso. Per chi non sapesse, era partita una sfida a 1300 sub, ci sarebbe stato Tricky Tower. Non solo siamo arrivati a 1300 sub, ma per farmi mangiare il durian siamo arrivati a 2000 e passa abbonati. Va bene. Vabbè, facciamo un playmaker? Dai, giornata completamente rovinata, mattinata di frizzantezza, completamente buttata nel cesso. Vabbè. Playmaker facciamo? Playmaker, lo decido io. Non mi state rispondendo, mi state solo prendendo in giro, quindi faccio io. Mano destra, numero di maglia. No, non faremo il 24, ma faremo il... Che giorno è oggi? Oggi è il... 16. Che numero di merda. No. Faremo allora il 10, che è il mio numero preferito dopo quello di Brian. Purtroppo sono al pronto soccorso che non è più l'unghia dei piedi. E anch'io, io purtroppo sono al mare, Moro, come vedi. Quindi non riesco proprio a esserci, devo andare in spiaggia. 10, come Anamici, come Del Piero. Allora, altezza. Mo quant'è? Oh mio Dio, che fanno l'altezza così... Sei e tre, che cos'è, ragazzi? Che palle che fanno l'altezza così. Cos'è 6 e 3? Fammi vedere su Google. Sei e tre in metri. 1,90? No, troppo. No, no, no. Facciamo... Sono un play. No, vabbè, dai, così. Più o meno così. Peso un po' meno. Un po' meno. Apertura braccia. Vabbè, ci sta così. Fisico definito. Scolpito. No, diciamo definito. Ok. Ma posso cambiargli i capelli? Posso cambiare i capelli, ragazzi? Come si cambiano i capelli di questo? Ditemi se me lo fa fare dopo, vi prego. Dopo, ok, grazie. Allora, sicuramente il tiro da vicino gli mettiamo almeno 50. Schiacciata, gliela voglio mettere comunque anche se piccolino. Tiro dalla media sicuramente 85, tiro da 3 punti altri 85. Poi ovviamente devo dargli un botto di velocità, fondamentale la velocità e l'accelerazione, perché sono un play, quindi forza il giusto per ora. Verticale, sì.
Ci sta. Buon 85 anche qui. Resistenza, anche quello gliene voglio mettere un po'. No, però aspetta, così devo comprare poi. Come interrompo? Devo usarli tutti? Non posso farlo adesso. Come do l'ok? Che ora mi fa shoppare poi. Facciamo così, guarda. Ma tanto non posso farlo così, ragazzi. Dopo mi fa shoppare, quindi. Come do l'ok? Come do l'ok senza. Cioè, tanto non posso. Mi dice 89 di totale. A parte che dovrei reimpostare i punti perché ho sbagliato delle cose, ma vabbè. Questo è solo il potenziale. Allora facciamo. Precisione passata, tutto 90 metto lì. Controllo imposte, metto poco. Aumentiamo ancora un po' il tiro da vicino. Sottomano in entrata, ci può stare anche Uscia, quello. chi sarà mai? Andiamo a vedere. Grazie Tamara, grazie mille, benvenuta o benvenuto, in caso il nome possa fuorviare. 60. No, tiro libero un po' di più, dai. Ma il potenziale quindi lo metto come voglio io. Allora metto un altro po' di velocità. La maxiamo. Accelerazione la maxiamo. Le palle rubate, anche questo è utilissimo. Quindi lo voglio maxare. Tiro dalla. No, tiro dalla. Vabbè, ci sta. Tiro da 3. Mettiamo 91. E difesa interna, mettiamo 3. Non mi piace, lo voglio rifare. Mo. Mo. Che faccio? Continua. Ah, non è pieno. Ma 98. Posto, mancava uno. Impeto primario, impeto primario. Sblocca raccolta in terzo tempo, virate in arresto e protezioni più efficaci in cui evitare le chiusure. Non male. Penetrazione di rompenti, tiri spezzacaviglie, impeto negativo. Io tiro parecchio, quindi metto quello e come secondo metto il palleggio. Lo sto facendo molto a sensazione, ragazzi. E io lo voglio biondo. Vabbè. Come lo sistemo? Up, MP? Hey yo, look, good looks on the internet today, bro. Yeah. You trying to play 2K or something? Non c'è la modalità. Nah, man, I'm checking out the analytics on your page right now. Hey, that's why you the manager, Quindi è il mio bro. Let's manager, get già this siamo col done. manager. You do know managers get paid, right? I'm more like your mom right now. Oh, no, 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 no. Negative, bro. My mom, she know how to cook. Oh, well, all of a sudden you don't like ramen? For breakfast? Every day? Nah. Yo, you know we getting a lot of comments on this video we just uploaded, right? Hold on, let me go find it. Yo, look. 6'6" trash talker exposed, bro. I told y'all he was garbage, man. He ain't never played no organized ball. Oh, yeah, maybe, but then I talk about how you hit that filthy step back in his eye. What they talking They're all asking what you about to do next, man. Like, look, why hasn't MP signed with a college yet? Told y'all he's trash. MP scared a real comp or something? Can't stay an influencer Ciao, forever, Clay. son. Like, they just keep going. Ecco il nostro Man, little Durian. ass. Look, let the intrigue build, bro. We just got here 3 days ago, Rick. Can I get settled in before I have to make some major life decision? Dobbiamo farci Man, notare, chill on insomma, schedules, l'incipit è bro. sempre quello, dobbiamo Like, farci it's nice that notare. we're making enough money to pay your rent off your socials, Yeah, but barely. Secondo me sì, mo. But college ball is not gonna wait È on veramente MP, the zapata influencer, to just comunque, make up his mind eh. before they Durian start the season. zapata, Look, you're not bigger than the sport of basketball, bro. Thank you.
Captain Obvious, thank you, Rick. Well, I'd rather be Captain Obvious than Captain Oblivious. Va bene. Capitan Gonzo, Capitan Blink. Look, man, I barely even know where the best spots are. Alright? How are we supposed to have this music and veramente fashion empire if we're not even in the local scene? By doing exactly what we've talked about since I convinced you to start making videos in the 8th grade. Establishing media, yourself as a basketball star. Everything comes off of that. Like, no one wants to start a fashion line with the 15th man on the team. Neanche con quelle magliette, comunque. Okay, ha ha ha, you're so funny. Poi si chiama Rick. Comedian to the list too? Bro, no one's trying to be funny. All I'm saying is I just need time to process it. We that's don't it. Have se gli dice non so Rick, mi sembra falso. Unless you want to be a streetball player for the rest of your life, you need to make a decision and you gotta make it soon. Ma siamo così grossi? Non mi sembravo. Un botto grossi siamo. Va bene. L'inizio di qualcosa di grande. In città vedo una cosa bellissima lì a destra. Piango. In città troverai un sacco di persone che possono aiutarti a diventare un campione NBA, un'icona della musica e della moda e l'MVP della città, ovvero il massimo onore per un giocatore che si rispetti. Parla con le persone che hanno l'icona missione sopra la testa per sbloccare una missione e completare quella in corso. Puoi visualizzare. Ok, quindi missioni vari. Lì c'è una missione. Comunque ho notato, ragazzi, almeno io lo sto notando, che su Play ha veramente un delay nei comandi che mi dà veramente fastidio. Se riesco l'anno prossimo lo prendo per PC. Allora, ok, let's go with my options again. Great. All right, so obviously the goal is the NBA, but the question is how do we get there? Now, Ragazzi, è già dall'anno scorso che c'è la City ed è più o meno così. Devi andare e libera la città. È molto bella la città, eh. Molto molto bella. Yeah, I'm not into none of that, Rick. Okay, well then we could do college or G League. Right? Okay. Since you're still hesitant, maybe you need a new perspective. Lucky for you, I got a couple guys lined up that might be able to talk both options with you. Hey, look at you, Mr. Manager. Way to leverage those connects, bro. You act like I ain't been networking since kindergarten. True. All'asilo. Look, anyway, I got you a meeting with Che. No, è uguale. You know him, bro? Nah, he knows you. He's a fan of the channel. I hit him up on social. Lo so perché. Però perché. That's what's up, bro. Like, he said he'd love to talk with you però about college. I mean, obviously with him being a four-year guy who please, went through a lot, he knows better than most. Yo, word. Yeah. Yeah, also got you a meeting with AI to talk about G League. Allen Iverson. Wait. Allen Iverson. No. You got me a meeting with AI. Non è Allen Iverson. No. What's up? Oh, yeah, that makes sense. Incontro con Allen Iverson, oh my god. I guess he into that whole mentor thing, huh? Yeah, he's really done a lot of growing up over the years. You know what, man, I appreciate you taking the time to set this all up, bro. That's nice of you, bro. Look, I'm not gonna make no money as your manager if you sell an unlocked cell phone out the back of a barbershop, you know? Heartwarming. Look, you know, if you want to get a little run in while you think it over, you should hit up some of the courts around the city. Ah, posso, quindi siamo già in city, nella city. Bellissimo. Ora vi faccio vedere, ragazzi. I appreciate you putting all this together for me, bro. That's major, fam. Like I said, man, I can't have you flipping burgers. I like burgers, though, bro. You know the ones with the cheese, the bacon. Go talk to Che, go talk to AI, get your mind right, and then come back and we can talk business. So you don't want no. Ah, io vi dico già. Se al momento della trama dovremmo cambiare manager, io rimango con lui. Mi sentirei troppo in colpa. Allora, 1000 punti MVP. Che dice qui? Questa è la City. Io l'anno scorso ero. Dove ero l'anno scorso? Nei Viola? Non mi ricordo. Parla con che vicino al campo 5v5. Parla con. Andiamo. Welcome to the Northside Knights. Grazie Isra! Grazie mille per il 14. Nemmeno ti facevi Simon Cowell come manager. Insomma, sti caricamenti. Ah, eccoci. Non rientrerò mai più in casa. Mai più. Allora, com'era per prendere lo skate? No, assolutamente. Com'era per lo skate? Ecco qui. Aspetta. Ora si va.
E siamo nella city, ragazzi. Non so se si nota, ma non è proprio fluidissimo. Un pochino la ghicchia. Noi possiamo girarci la città. Questi sono giocatori veri. Dov'è il barbiere, però? Aspettate. Aspettate, fatemi andare un attimo al centro della piazza. Ciao Luca. Ciao Luca. Sono a City Life, sì. Vedete, c'è un po' di delay. Faccio veramente fatica a guidarlo il personaggio. Allora, qua abbiamo delle missioni. Andiamo fino a lì, vediamo anche l'altro. Sì, ci sono degli skate senza nessuno che va. Però purtroppo, ragazzi, che dobbiamo fare? Olè! Guarda. Oh, Favij. Andiamo via, va. Cosa c'è lì? Non mi ricordo. Vediamo un po'. NBA è così, ragazzi, dall'anno scorso. C'è tutta la città da visitare. Allora, che è molto bella come cosa. Ah, posso fare le cose al campetto. Jay, right? Ecco qua. Era la missione, era una delle due missioni. Hey, good with your little Woody. Nice to meet you, man. Hey, look, thank you for taking the time to talk to me. Seriously, bro. Oh, it's all good. I'm a big fan of your work, so happy to help any way I can. Okay. So your boy Ricky said you had some questions about college, right? Yeah, man. Look, I'm weighing a lot of options, and I think I need somebody to just help me walk through this college route, you know? Hey, I'm a big fan of college, man. Yeah. I had my ups and downs, but I ended up staying all the way up to my senior year. Oh, yeah, I remember that. But even if I left early for the league, I would still recommend it. Why is that? Nothing's gonna help you grow as a player like college, man. You find the right program that really knows how to nurture your gifts, you'll develop like crazy. And the whole point of college is development. I like that. You said something about important programs, right? What you looking for there? Well, different schools are good with different things. Some are great with big men. Okay. Some pump out defenders year after year, and others know how to open up your scoring, so it really depends on your gifts. Sono delle silhouette, effettivamente, sì, c'è un po'. Got any drawbacks? Soprattutto il nostro è veramente un profilo, un'ombra. My guy Porter Rose, that was my dude. But you can get hurt tomorrow, man, playing at the park. So that really didn't factor into my decision. You speak nothing but facts, bro. Fair enough, yeah. And nothing's like. Vedi, almeno farlo biondo. Spezza. The crowd, the campus, you're like a. God there, MP. I like that. It's a good way to really get acclimated into the spotlight, man. I ain't really in the shadows, though, bro. I got a million on the social. I'll peep your socials, man. You got it. But look, it's a traditional route for a reason. You want to go to the NBA? You want to be a star? College is your best bet by a lot, I'm telling you. Even after everything that you've been through, you still feel that way? Yeah. Even after what I went through, I wouldn't change the way I handled it. And it doesn't take away from what I learned or how I developed there. How you develop? You keep talking about development, yo. That's Brian, a word, Jay. I appreciate non you. Non l'avevo ancora visto. Hey, it's all good, man. Look, if you got any more questions, quella scena lì tra fantastica contro Boston. Let's get some gumbo in New Orleans soon. Hey, I got you, bro. I believe in you. Thank you, man. Partecipa al torneo eliminazione diretta, ottieni punti distintivo vincendo il titolo nazionale. Metti in mostra come premessa. Partecipa agli allenamenti. Va bene. Mo, voglio giocare io però. Mi fate giocare. Andiamo a parlare anche con l'altro. Aspettate un attimo, però devo fare una cosa. Che spettacolo. No. E via. E di spalle, Punkers. Mi sembrava ovvio. Però, se te lo devo dire, era di spalle. Anche perché il nome è dietro. Ragazzi, è di spalle. È di spalle, ragazzi. È di spalle. Ve lo devo davvero dire. È messo di spalle. Visto che sono già due. È di spalle con le braccia aperte. Il cappellino è dall'altra parte.
Il numero è dietro, ragazzi, non è davanti. Vabbè. Scendiamo. Quella, veramente quella foto è storica comunque. Ma chi è? Almeno mi vedo. Qua. C'è un'esposizione decente della luce. C'è il cappellino. Non è vero, non ci vediamo bene neanche qua. You know I'm playing for Team Ignite, right? Yeah. Okay, so we didn't have anything like that back then. Like it was kind of a every man for himself sort of vibe. But now Team Ignite is basically designed to help Grazie. Mr. Anemic, grazie mille. So that's why I signed with them. Like I want to help the next generation learn the way that I was taught by my mentors. Hey man, I respect that. I really do. Yeah. Not to mention, I mean, you're already a pro, so you're free to pursue whatever opportunities that you can get, man. Siamo un po' Shomerion, più o meno. I love that sponsors want to look at you. Hey, I hear you, bro. What the money look like? Oh, it's good. Anche il naso it's di good. Shomerion, it's good, bro. Però forse i capelli, me lo ricordano. You got any regrets about the first route you took? I mean, not really. Leao, cioè, Zapata, Leao. Vediamo quanti ne trovate ancora. I will say, man, it's difficult, right? Like, quadrado magari non c'è una certa luce. Right, so you got to give it your full commitment, no exceptions. They will cut you from the roster like that. Moise Ken, that's a sense, bro. Yeah, yeah, it can be. You got anything else you want to tell me? Well, you know, G League is way different from college, right? Like you got better facilities, better training, better access and all that sort of thing, and you need to learn how to train your body like a pro, okay? Tanto non è che c'è tanta scelta, anche, se ricordo bene. Sort of thing. You're gonna take that knowledge with you for the rest of your career. Però c'è un discorso. Allenati. Allenati perché devi allenarti, se ti alleni, allenati, perché poi se ti alleni diventi più forte, quindi allenati. No problem, bro. Hey, keep working on your game, man. It's a long road ahead. Date pazienza. Guadagna, ok. Cerco opportunità di espansione e realizzazione. Va bene. Se ti trovi lontano dal tuo appartamento e vuoi tornarci prima possibile, per usare lo spostamento rapido, devi solo premere R1. L'ho visto prima, per errore. Mi vibra il telefono. Chi mi ha scritto? Ricky. Ehi, ho bisogno che torni a casa. Che si dice? Ho qualcosa di importante da farti vedere. Dovrei essere più specifico. Ma vai a casa! Vai a casa! Vai a casa! Centrale elettronica. Che discorso è? Che discorso... Ah, no, ragazzi, per favore. Che discorso è questo qua? Centrale elettronica, ovvio. Sai che adoro i gadget. Va bene. Cosa... Chi ha permesso una promessa top come MP di rischiare la salute in... MP sono io. Fa schifo, quante cavolo di volte devo ripeterlo. Apollo Lecher. Leclerc, anzi. Continuate a dubitare di me perché sono nato dove sono nato. Il vostro odio mi dà forza. Ho appena visto un tizio altissimo in città. Era MP per caso? Non seguo molto il basket. Hevil Snowman. Che contrasto di nome. Hevil, però Snowman, c'è un pupazzo di neve con gli occhi di Yezar. Mossa bizzarra da parte di MP, prendersi un appartamento in città se non vuole diventare un professionista. Non è che l'appartamento lo possa seguire al college che sceglierà. Grazie a tutti per l'interesse, ok. Continuate a pensare che MP non sappia fare. Non ci sappia fare, è un giocatore vero. Nuovo mixtape appena droppato su SoundCloud. Va bene. Tutti gli occhi dei selezionatori sono su MP. Quanto tempo gli ci vuole per decidere? Stanno pensando, va bene? È bellissimo, voglio leggerli tutti, raga. Chi caspita è sto Ricky e perché... E perché MP gli ha affidato la sua intera carriera? È troppo... Ah, ma MP è il nostro... Sono un confuso. Come Ian Thompson? Ma come Kendrick Perkins? Ma ha messo Kendrick Perkins, che li fa davvero i tweet lui, eh. Li fa davvero i tweet, è attivissimo su Twitter. Ha messo per davvero Kendrick Perkins. Che storia.
Continuano a mandarmi video di un certo MP che gioca a streetball. Dicono che sarà il prossimo fenomeno, ma però è dei Boston, quindi... MP sono io, vedi? Avevo capito bene, allora. Ho appena visto MP in città. Che figata vedere la sua carriera così da vicino. Ma non sono nessuno ancora. Vabbè. Gioca la tua prima partita alla palestra di Brickey. Chi vince viene invitato di nuovo. Ma... però devo andare da lì. Ma mi ha spoilerato che quindi la notizia era la partitella. Ciao Andunie. Ma c'è un pagliaccio, ragazzi. Questo qui è un pagliaccio. Ah, sembrava. Se c'aveva il naso rosso era meglio. C'è anche il monopattino. Che cosa sono tutti questi bodyguard? C'è McKenny. C'è McKenny pure. Bella Ricky. Ok, so Ma questa si chiama Mamba Mentality, me lo sono perso. Si chiamava Mamba Mentality la quest. I never said urgent, learn to read. No, learn to communicate. Impazzisco, ragazzi. Learn to appreciate me. Learn to recognize when your best friend who clearly loves and respects you is just giving you a hard time, bro. Chill out. Oh. I love when you get all sentimental, you know. It's adorable. No, 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 no. I think you mean sophisticated, mature, not afraid to be vulnerable. Different things, bro. Definitely adorable. All right, so look. I've been working on setting up this MyHub app for you. You can actually access it through the TV. Oh, that's what you've been working on. Yeah, look, it's a productivity app that I downloaded, right? All right, now, it's still in beta, so there might still be some bugs, but it lets you keep track of all kinds of stuff from the same screen. Hey, good looking out, Rick. Yeah, so anytime you got something important to attend to, it'll be on this screen. I mean, season schedules, endorsement opportunities, important social messages. Yo, that's dope, bro. I appreciate you setting that up. That's fire. Come on, man. Yeah, man. Now, you know, you'll actually have to play some real games to get endorsement opportunities and schedules. C'è la seconda, ma è stata tradotta in mentalità del Mamba. You ever hear someone named Chip Seymour? Yeah, yeah, he's on the flex, right? Mm-hmm. Yeah, I think somebody had him tuned in at 98.9 at the park. Perché la devi tradurre? Mamba Mentality. Anche in italiano il libro si chiama Mamba Mentality. Il libro tradotto in italiano si chiama Mamba Mentality. Perché lo devi tradurre qua? Basketball sensation moved here to do what exactly? He hasn't declared for college. He hasn't signed with the G League team. He hasn't done anything to prove he takes his basketball career seriously since winning a few games in high school against a bunch of future pickup ballers. Now I'm a fan of basketball, the sport, and it's played at the highest level in the NBA, not on social. So until MP starts doing something to prove he's serious about the game, I'm gonna keep on not caring about what he does. Disagree with me? Give us a call and we'll talk about it. You're listening to Chip Samuel on 98.9 The Flex. Va bene. Non okay, c'è il basket per adesso. On the radio don't get what we about. È sempre così l'inizio. Right? Alright, that dude is a clown, yes, but look, he's right about this, bro. Look, you gotta make a decision soon, or the public perception of you is gonna shift in a way that even I'm not gonna be able to fix. I hear you. I hear you. Sì, ma Mamba Mentality è diventato famosissimo in tutto il mondo. Allora, cosa hai deciso, MP? G League, college, ti candidi per il draft per andare subito in NBA? Forse potresti giocare... Io preferirei andare ai Knights, sinceramente. Mentalità del Mamba. Always talking. All right, what's up? All right, look, I'm ready to make a decision. You serious? Like, you finally put your big boy pants on? I don't like the way you said big boy pants. Man pants. That's somehow worse, bro. Okay, are you ready to be the decision daddy? Bro. Look, fra. You brought this on yourself, all right? You dragged this out. L'hanno for so tradotto, long, bro. L'hanno fra. Out. What do you want to do? Voglio andare al college. Ma allora, in realtà, non è che voglio andare in G League io. Cioè, se io vado in G League, ho la possibilità poi intanto di andare con i Knights. No, bro, please. No, io voglio andare in G League. College molto più seguito della G League. Va bene, mi fido di voi, ragazzi. Mi fido di voi.
fam. I want to go to college. Look, that's the path I always seen for myself. Certo. Non l'ho mica deciso adesso. Call, learn your craft, build your draft stock, and then declare when you're ready. Exactly. Alright, so you're 100% here. I mean, because it's not a good look to back out if you sign with a program. Yeah. Look, this is what I want. Proviamo sto college. Okay. Il college, allora, il college e il college sono scuole, campionati scolastici. La G League è una specie di serie minore dell'NBA, dove giocano tanti giocatori, sempre per mettersi in mostra per poi andare in NBA. È una specie di serie B, diciamo, dell'NBA, diciamola così. Allora, io scelsi gli Huskies, mi sembra, tempo fa. Io andrei... Allora, o West Virginia o UCLA. Mi intrigano molto. Mi intriga UCLA. Wildcats. Sì, Wildcats è... Wildcats, così facciamo High School Musical. Non so. Sono indeciso, ragazzi. Però andrò a UCLA. Il mio cuore mi porta... allora, per i bonus, i Wildcats sono top, perché ti danno più 4. Però potenziale più 0, punti più 0, tutto più 0. Questo, poi ci sono i Gators che sono più equilibrati, diciamo, uno su tutto. Però, ragazzi, questi più 4 dei Wildcats mi intrigano, eh. Però UCLA dà più 2 potenziale e più 2 comunque i bonus. I Spartans danno più 4 punti istintivo. Stai leggendo storto? Oddio, sì? Sto leggendo storto? Ah, tiro più 4, devo guardare quelli a destra. Io pensavo desse i punti di quella dei punti distintivo. Sono anziano, ragazzi. Che è scritto di merda, comunque. Se posso permettermi, è scritto un po' di merda. Grazie, Adam. Allora, dobbiamo fare regia, quindi dovrei andare negli Spartans. Gli Spartans sono giusti per noi, allora. Oppure gli Orange, sì, però a sto punto... Sì, gli Orange danno uno di... no, aspetta però. Noi abbiamo anche tiro. Noi abbiamo anche il tiro. Noi abbiamo anche il tiro, ragazzi, perché l'ho fatto sia play, ma anche bravo nel tiro. Andiamo negli Orange, ragazzi. Ho deciso. Syracuse. Sì, è Carmelo Anthony, è vero. Almeno era Carmelo Anthony. Carmelo Anthony era adesso. Sì. That's weird cuz I distinctly remember you being my son. Oh, that's crazy because that's wrong. Sì, Carmelo Anthony. Ok. Ma la missione è sempre parla con Ricky. Io quando gioco. Quale selection Sundays con il resto della tua squadra? Devo uscire quindi. Marco, come ti sembra questa NBA? Tendenzialmente molto simile all'anno scorso, soprattutto a livello grafico. La City mi sembra similissima. Però ragazzi, no, vi prego, così no però. Ah, meglio di prima, almeno è stato meglio di qua. Mi scusi, lei è incredibilmente grosso. Allora. Vai. Andiamo al Selection Sundays. Voglio fare una partita, però. Per adesso non abbiamo toccato il pallone, no.
Poi in realtà magari posso andare nei campetti già, eh. MP. Dopo un inizio di stagione discutibile che ha spinto molti a dubitare del futuro di MP nel mondo del basket universitario, i Syracuse Orange hanno recentemente rialzato la testa. Siamo il fenomeno di social media. Carina la divisa degli Orange, dai, non è malaccio. Poi tra l'altro il numero 10 come il numero che aveva Kobe nel Redeem Team. Ti avevo promesso. Akima, grazie mille. Il Redeem Team era il team americano fortissimo che si era creato qualche anno fa e Kobe aveva il 10. Come ciondola, come ciondola. Next up as the 8th seed in the region, we have Syracuse. E vai! Siamo di Siracusa. Forza Sicilia. Everyone. Listen up. First of all, congratulations. You guys did a great job getting here. That's right. But you said all year it's all about the tournament. Now, I know the 8th seed wasn't what you were hoping for going into the year, but I see a clear path forward. Yeah. We just won the conference tournament, and going into this thing, we are playing our best basketball of right, the year. Man. Yep. Now the real work begins. Yeah, all right, guys. Because our job is not done. We're not cutting down those nets at the end of this thing. Va bene. All right? Yeah. È una cosa che si fa, ragazzi, tagliare le retine. And I know you're excited, and you should be. You should be. But I need you getting some rest, okay? All right? Bring it in. Win on three. One, two, three. Win! Win! Right. Yeah, hey, boy. MP. Yeah, Coach, what's up? Just want to see how you're feeling. We're going to need a lot out of you if we're going to see this thing all the way through. Oh, look, man, I'm excited. Se mi fai giocare, ancora non so giocare io. Mi fai fare figure, non so giocare ancora. That was the eighth seed. Mi sono andato ieri sera. A lot of this. Okay. Okay? So I need you 100% committed to the game plan because every game is going to be different. Hey, look, ma credo lui sia un attore, l'ho già visto lui, eh. Magari mi sbaglio, ma l'ho già visto lui. We have practice tomorrow. I need you there early. Like I always say, si può giocare con la maglietta maniche lunghe. For the other guys. Quella d'allenamento. I got you. Like I always No, 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 no. Remember the time you said I slept through my alarm, coach? Oh, come on, coach, it's my fault. No, 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 no. Cannot happen again. Cannot. Okay? That's all I'm saying. Every little thing matters this time of year, MP. Every little detail. Okay? Yeah. Every right. little detail. Look, coach, I'm locked in. Ciao, Lele. I'm ready. Ciao, Ricky. Get this W, I got you. Good. I got you. Voglio cambiarmi i capelli e voglio la barba. Che faccia è? Che faccia è? No. No, mai. No. Non interrompete così la cutscene. Ma che faccia è? Ma cos'è questa tristezza? Ma no. Pronto? Ma no. Allora. Pronto. Signor Siracusa. A buon'ora. Comincia a tornare al meglio, vince il primo turno, facoltativo, allenati sui tiri dalla distanza. Ma sì, io faccio così. Abbiamo la palla, ragazzi, almeno abbiamo una palla. Ok, dai. Stiamo usando la palla, ragazzi, è un gioco di basket. Io voglio allenarmi un pelo sul tiro dalla distanza, eh. Perché non posso iniziare la prima partita ancora, non ho fatto niente. Allora, mentalità del Mamba. Gioca la tua prima partita alla palestra di Becky. Chi vince viene invitato di nuovo. Vai. E quindi? Quante chiusi sono aperte qui? Proviamo, ragazzi. Andiamo. Ma che me ne frega della gara di skate adesso? Più avanti. Adesso non devo fare la gara di skate. Oh mio God. Oh mio God.
Non è possibile. Io spero che dopo migliorino un po' i caricamenti. Adesso sembra più veloce, sembra sempre più veloce, magari è una mia impressione che ci spero, eh. Io ricordo sono su PS5, ragazzi. Sì, c'è gente gigantesca comunque. Entra velocissimo perché per entrare è una stanza. Ok. So the president of basketball, that's me, has made an executive decision, MP. It's time for you to show what you've got on the racing circuit here in the city. La gara di skate. Non c'è l'altra missione che ho messo io. Dov'è l'altra missione che ho messo? Ho messo questa? Oh mio Dio. Fammi tornare indietro. Devo farlo sempre dalla TV, non posso farlo dal telefono, da un'altra parte. Ah, mannaggia a me. Oggi ho sbagliato io, allora. Quarto, è proprio bello Tales of Arise, infatti voglio andare avanti. Allora, ho sbagliato a quanto pare. Gioca la tua prima partita alla palestra di Brickey. Dov'è però questa cosa? È su carriera, scusate. È questa? Ok. Dai che si gioca, ragazzi, forza. Ma che di lei, che dire. Ma poi fuori mica era giorno. Io ho preso Madden, me ne sono pentito amaramente. Ah sì, crazy. Che qui vari butta fuori. Ma c'è gente che è a livello alto, eh. Già. Vabbè che shoppano spesso. Cioè, qualcosina ce la butterei anch'io se lo faccio. La palla del pollo. Ok. Voglio giocare. MP, what's up, bro? What's up, man? Ma sei un figo tu. Ciao Chris. I appreciate that. Everybody telling me how great your workouts are. I bet CPS. Gets around, huh? Yes, sir. So what we got going on today? We have some big names coming through the next few weeks. Pieno di copyright, ragazzi. Non so che devo fare. Cool. Ho disattivato well? Tutto io. Non so cosa. Look, that sounds good to me. Hopefully you'll learn a thing or two. Be better, right? Exactly. Hey, what's the plan? We're running threes. We got some other young guys. Your class. You should fit right in. Però vedo che la live sta piacendo. Perché comunque le cagate succedono sempre in questi giochi. A me fa piacere. Metti in mostra le tue abilità. Chissà se imparo a giocare finalmente. Così, volevo testare il mio tiro. Non mi ricordo più niente, ragazzi. Ieri l'ho preso in mano un pochettino. Dammi qua, frate. Che palle. Allora, il tiro suo non è che come modalità non mi dispiace troppo. Devo solo capirla un attimo.
missioni con R3. No. Non ci casca, le finte però. Non si è mosso di un millimetro. Oh, difeso bene qua, ho preso anche il rimbalzo. Non male. Dai, era buono il tiro. Ero leggermente in anticipo, me l'ha scritto. Ragazzi, anche rimbalzista sono. Non lo so, ma io non ti posso fare nessun tutorial, Crazy, faccio cacare ancora. Soprattutto in difesa, poi. In attacco ancora. Come vedi. Come si faceva il blocco, ragazzi? Non era Y, cioè non era triangolo. Com'era il blocco, ragazzi? Cerchio era, no? Ecco perché ho sbagliato tutto là nella scorsa azione, infatti. Va bene. Siamo a 6. Qual erano le istruzioni? Mostra la mia abilità. Si mostra la mia demenza per ora. Non mi ricordo niente. Buona. Dammi la palla. Buona, 4 punti per ora. Che non sono 4 perché... No, sì, sono 4, sì. Non avevo difeso proprio malaccio. Potevo far di meglio. Palle. La difesa è un grande problema. Ah, mannaggia. Dovrei sparare una tripla con 21 secondi, ma è che me la sento troppo. Vabbè. Completamente sbagliato tutto. Non mi devo far prendere dal penis. Poi vabbè, se da play me ne vado via. Sturone per me. Ho fatto una finta, non devo fare. Mi ha bloccato completamente il ritmo. Facendo il culissimo. In difesa faccio schifo io, ragazzi. Non che in attacco sia grande, però. Ok. Sì, allora, sono un po' forti loro, c'è da dire, C'è da dire questa piccola cosa. Vediamo se mi ricordo, non lo fa bene, però vabbè. Poi vabbè, abbiamo 60 di overall, nel senso. Lo posso rifare? Vuoi rigiocare? Sì.
Cazzaprullo, grazie mille. Ciao, Crazy. Grazie mille, Cazzaprullo, gentilissimo. Buona. Vabbè, il mio tiro non esiste per ora. Ok, qua ho tenuto abbastanza bene. Sturone incredibile di Steven Adams. Ora non avevo difeso malissimo. Ok, buono. Ma ho sbagliato il tasto. Non ti perdo. Qua ho difeso bene, eh. Qua ho difeso anche bene. È stato bravo lui poi, ma... Vabbè, ma loro sono imbattibili. Insomma, Ferro, come al solito devo riprendere l'abitudine su sto gioco perché... Dammi a me. Fate un po' di movimento, dai. Oh. No, ma il blocco... Allora, c'era un modo forse per chiederlo, il blocco? Non mi ricordo. C'era il modo per chiederlo, il blocco. Sapevo che tirava. Ho detto, mi allontano un attimo, questo spara la bomba. È stata proprio così. Blocco L1. Ok, grazie. Andiamo. Oh, alleluia. Vabbè, era buona almeno l'azione. Grazie gatto, grazie per il raid, stiamo giocando NBA in maniera brutta, però stiamo giocando NBA. Fenomeno. Vai. Sì. Noi siamo qui, divertiamoci, vai. Dove sto andando? Scusate, sto... Abbiamo iniziato la nostra nuova carriera con Kevin Durian. Anzi, emote del Durian, ragazzi. Mi raccomando, usatela. Questo non si può fermare. Non si può fermare. Ma stai giocando a basso? No, è proprio brutta così, ragazzi. Cioè, brutta. Non è migliorata molto, effettivamente. Che sta facendo? Fanno... Ragazzi, ma non va bene nessun tiro, però. Vai, forza. Tocca. L'abbiamo ripresa. L'ha ripresa Vessino, buona. A me sembra uguale all'anno scorso in realtà il gioco, ragazzi, per il momento. Ha delle novità forse nella city, delle cose più carine da fare nella mappa, magari missioni extra cestistiche. Vabbè, hanno difeso da Dio. Però mi sembra abbastanza simile all'anno scorso. Ma perché me l'ha ridata? Me la sono ritrovata. Non volevo farlo. Non volevo farlo. Questo canestro, ragazzi. Meno male. Oh! Dammi qui, dammi qui. Ma dammi qui, sono il play. Portami il blocco, portami il blocco. Vabbè. Va bene. Ostia miseria. Vabbè, ma come li fermi?
detto SLU? Buona. Ma la grafica potevano fare sicuramente qualcosa di meglio. Ora gioco per Switch, mi sembra un po' eccessivo, gatto, però capisco abbastanza fecale, potevano far molto meglio. Il fatto è che già così i caricamenti durano 8 anni. Io non oso pensare. Non entra nulla, però. No, prima l'abbiamo fatti un paio di punti. Noi facendo solo assist. È inguardabile. E adesso non lo so, siamo un po' eccessivo. Non è bellissima sicuramente. In partita comunque non è così con i giocatori dell'NBA, e l'online sono i campetti che hanno questa grafica. In partita è molto meglio la grafica. Questi sono i campetti online dove sono giocatori creati dalla community, spesso anche con il coso per beccare il volto lì, come si chiama. Quindi fotofallo. Qui è PS5, ragazzi. Troppo forti loro comunque. No, allora il gioco vero non è così comunque, ragazzi. Nella partita NBA è molto meglio, ovviamente. No, basta, non giochiamo più. Nella partita NBA è molto meglio la cosa. Qua siamo nel My Team, nei campetti, quindi un po' più. Non capisco il mio tiro. Qual è? Ok. Quindi la pressione è abbastanza leggera. Fare una pressione più strano il tiro, devo capirlo. Dammi qui. Ok, dai, più o meno. Baffi a manubrio, grazie mille. Io non voglio. Io il coso. L'indicatore del tiro lo voglio togliere. Non so mai come si fa. Però vabbè, non importa, lo terremo per ora. Come si esce da qua? Ah, era di là qua. Male. No, mi ha preso la palla. Dammi qui, McKenny. Qualcuno mi passa la palla. Buona. Ma c'è pure il rumore adesso, no, da. Grazie Ricky, grazie mille. Sempre. Mi suona il cello. C'è la modifica del suono al rilascio del tiro perfetto. Però poi... Ma dove sono queste cose? L'anno scorso l'hai tolto. Ma infatti lo voglio togliere sempre perché mi dà proprio fast. Madonna mia, però sti caricamenti, oh. Mamma mia, oh. Suo aspetto giocatore. Capisco la critica, ma in realtà la community 2K è considerato uno dei migliori di sempre, sia current che next. Ma perché? Allora, la grafica nel gioco vero non è questa, ragazzi. E questa è l'online e la city, che sono tutti giocatori online contemporaneamente. E evidentemente avranno fatto una grafica più abbordabile. Già così carica ogni 8 anni. Le partite, se fai Lakers-Boston, la grafica è molto meglio. Ma dobbiamo andare lì? Ma l'ho già fatta. Voglio tornare a casa. Allora, voglio cambiare la mission. Voglio andare. Comincia il torneo al meglio, vinci. Ok. Ah, l'ho fatta ma non l'ho vinta. Ho capito. E la farò più avanti, allora. I caricamenti sì, no? Beh, ma il gioco base è... Cioè, se tu giochi da solo in single player, va tutto bene.
Il problema è l'online. È sempre stato il problema l'online di NBA. Adesso, dall'anno scorso, quest'anno hanno messo la City, che è una cosa fighissima per chi gioca NBA, però i caricamenti sono così. La grafica ovviamente non è quella del single player. No, ma in FIFA non esiste niente del genere, gatto. In FIFA non c'è una città con giocatori in contemporanea così. In FIFA c'è uno contro uno. Qui hanno voluto fare questa cosa che è molto bella, perché è un hub gigante, un po' alla GTA. Te la giochi molto alla GTA, vai in giro, vai dal barbiere, vai in palestra. È molto figo, solo che guarda quanta gente c'è solo qui, quindi è normale un depotenziamento, diciamo. I caricamenti io li avrei fatti più velocini, quello sì. Stay focused on your workout. Va bene. Faccio due tiri. Ah no, mi è già partito. Avvia esercizio. Is that Ray Allen I see? No, wait. It's MP. Okay, I don't know if you're making fun of me. Magari riducendo il numero di persone visualizzate diminuisce il tempo. Ma sicuro. Not sure if serious. Okay, coach. That's like one of the very first memes ever made, man. I know everything there is to know about Tribe Called Quest. You know everything there is to know about. Probabilmente sì, Leo, non lo so. SpongeBob SquarePants. I made my choice, you made yours. Oh, yo, I still gotta listen to that Tribe album you recommended. Low End Theory. Yeah. Yeah, listen to that one for like every day for a year. Okay, so that's like me and Future in high school. I got you. I see you, coach. How's your shot feeling? You locked in? Yeah, no. È un MMO, è un mezzo MMO è diventato, sì, diciamo così. Good. Diciamola così. The kid is automatic. We're gonna need you to match him shot for shot if we don't want to get sent home. Yeah, I'm up for the challenge, coach. Just stay loose, all right? Counting on you, but. No, ma ci credo, Happy. Ci credo che l'online è divertente ed è figo, ma lo era anche l'anno scorso. All right. Hit the court. We'll work some three ball. Let's go. A me l'indicatore non piace, tendenza. 20 tentativi per sognare più triple possibili dall'angolo. Devo muovermi? Lo devo chiamare. Lascio prima. Ok, 10. Sono ai Syracuse, sì. Più 10, tiro da 3. Grazie. Non male. Non male, sono una sega. Non male, comunque. Comunque sì, il mio personaggio ha 60 di overall, quindi fa cagare, effettivamente, ha detto. Chissà se schiaccia. Schiaccia comunque, dai. Nonostante l'ho fatto più basso del solito, comunque schiaccia. Cosa sto facendo? Sono ubriaco. Rosso. E dai, però più 10 sul tiro almeno ce li abbiamo. Va bene. Ok. Fammi andare. Non voglio uscire però. Ma basta? Tutto qua? Non c'è un continuo. Non c'è un continuo? E poi qua ti alleni solo per capire la modalità del tiro in realtà. Non è che. Aspetta. Non so, lo trovo forse un, effettivamente un pelo, il caricamento è più facilitato. Non sto capendo.
se mi tirano i palloni. Non lo so, con la stessa modalità di tiro delle volte faccio verde, delle volte no. Usciamo. Con 60 di overall nel 21 devi fare festa se ti entrava una tripla, mi ricordo. Devo capire il range in cui puoi tirare senza... Sì, sì, sì. Vabbè, ma quelle robe sono robe che fai, appunto, giocandoci tanto. Comincia il torneo. Sono un pesaculo, voglio andare con lo skate fino lì. Non lo so, ragazzi, io di solito la barra del caricamento del tiro la tolgo proprio. Non mi piace. Vorrei capire, vorrei fare la partita. Mi sono perso qua. Dov'è la missione? Scusa, me la segna sempre qui? Allora, scusa, carriera. Migliora le tue quotazioni al draft giocando, va bene. Visualizza sulla mappa. Sto perdendo qualcosa, ragazzi. Ah, ok. Ma porca bestia. Scusa, Sterlax, mica lo stavo vedendo io. Pensavo dovessi mettere la missione e andare al punto. Vediamo come va la prima partita, ragazzi. Ho poche speranze io. Allora, l'anno scorso era molto punitivo. Nel senso che sbagliavi una roba, scendevi di brutto. Facevi una roba giusta. Quello era Boateng, comunque. Facevi una roba giusta, saliva di poco poco. Se perdi non puoi avere gli extra badge. È un menu un po' strano. Vai Mark e fagli vedere. Secondo me facciamo una gran figura. Contro i Gators siamo. Questo volume io l'avevo abbassato. Aspettate ragazzi. C'è l'audio? Non c'è? Joined by my partners Greg Anthony and Bart Kellogg. This is college basketball on 2K Sports. In this game, we'll see the Florida Gators against the Syracuse Orange. And you know, we've seen Syracuse in this tournament plenty of times. I'm excited to see what MT brings to the table. Vedete la valutazione? Però aspetta. Mi conviene andare qui, probabilmente. So much of their offense comes from their ability to attack you from outside. And that all starts with Wyatt Irving. It's been a long time since we've seen a shooter of his caliber in college. And if the defense doesn't focus on him, double assist, già. Doppio assist. Il volume è vergognoso. Spero non vi dia troppo fastidio, ragazzi. Greg, as you know, there's nothing quite like the atmosphere of the tournament. I mean, it's special, it's electric. It's really unlike any other sporting event, in my opinion. Pensavo tirasse. Mi ha fregato. This is where legends are made and legacies are built. The winner go home feeling of every game cannot be replicated. Here's Jackson. Mercer with some nice D. Here's Florida. Palmer. He's guarded by West. Back to Urban. Over MP. Again, the miss by Wyatt Urban. Hi, Neil. MP outside. Jackson. L'ho fatto male il blocco. Back to MP. Rosso mi dà addirittura. In partita è proprio diverso il... Al Palmer. Ruben, covered by MP. Took the opportunity.
opportunity when he saw it. Partiti bene, senza far cagato con il mio solito. To stay on NBA scouts radar. We're looking for one guard who never missed a chance to create an open look for a teammate. West. Coach Luce. Io l'ho chiamata, ammetto di averla chiamata perché lo vedevo in difficoltà, ma si è buttato lo stesso. No good. About 19 feet. Shots good by Irving. And guys, this is the confidence scouts love to see. Irvin knows he has the green light to take these shots. Io vorrei abbassare, ma facciamo così, basso da qui. Oh. Grazie Sir Barak. Molto gentile, molto simpatico. Outside Nelson. Screened by MP. Soprattutto dopo aver finito di dire che non so difendere. Out of bounds. Orange ball. Allora. Both teams will make some. Lui è troppo forte. Palmer Wolf. Christopher Miller. Substitution for the Gators. Here's Wolf. Back to MP. No good, and they can't. Abbiamo ancora il tiro fatto di patate. Now the Gators with it. Bayless right side. Out to Irvin. Ma immagino che è difficile la carriera, sono tutti ai campetti, capisco. Grazie Davide Gariboldi. Capisco che vanno tutti al campetto, guarda, sto capendo. Va bene, dai. Un paio di punti li abbiamo messi. Non vedo il punto. È veramente forte, però. Ma io sto chiamando perché sono il play, mica per altro. Dammi qua. Non è entrata. Da 5 anni. È veramente difficile, ragazzi, non avete idea. Non avete idea di quanto è difficile. Soprattutto per uno come me che non ci gioca sempre. Anzi, gioco con voi e l'anno scorso l'ho giocato. Se non hai però le cartelline non puoi fare niente. Ho notato. Grazie, Pushy. Però neanche da sotto. Ho anche il cosino che mi fa dire sei una cacca. Mamma mia, è veramente tosta, eh. È un lavoro, effettivamente. Poi vabbè, non ho neanche un giocatore decente. Se l'avessi un minimo decente sarebbe un po' meglio. Brutta scelta di tiro. I cartellini fanno un sacco, immagino. Come dicevo, non sono bravo in questo gioco, quindi non ne capisco molto. Gioco come se giocassi io. And with MP and his team, like you said, Clark, they're peaking at the right time. And if you wonder if something clicked for them in the conference tourney, they looked a lot more focused as a team those last few games. They could be one of the dark horses in the field. Pass to Mercer. And here's Irvin, covered by MP.
Tillaris, grazie mille. Jackson, no good. Diaz outside. Oh, ma mi frega sempre, oh. Mi frega sempre. Il parco è più divertente, ma sono sicuro, ragazzi, che stiamo facendo la storia. Troppa gente qui. Oggi non c'è più nessuno. Vai. Outside West. Nelson defended by Diaz. MP. Non c'entra veramente nulla se non ti alleni comunque. Veramente niente entra in questo overall. Perché sto facendo cacare? Ho difeso bene, dai. Non me la dà, la difesa buona però. Ho 2 punti e 2 assist. Su 10 di squadra, non so quanto sia buono. E il voto è terribile. Ma il voto è sempre punitivo. Intervallo 15-15. No, Kiki, non credo. C'è del gioco comunque nel parco. No, ma allora, quello che sto marcando io è nettamente... È come se stessi marcando un 85. Io sono un 60. È veramente tosta. Inoltre, ripeto, non sono bravo nel gioco io. Quindi non è che ci gioco tantissimo NBA. Per i fatti miei tantissimo nelle carriere, ma online non sono buono. In the topsy-turvy world of college basketball, you've got to respect the consistency of Florida's program. Absolutely. Non mi entrano neanche quelli che mi entrano negli allenamenti qua. Poi guarda quanto ci mette a saltare. Guarda quanto ci mette a saltare rispetto a tutti gli altri. Proprio un'impresa, Allora, vai a cacare. Sto cercando di fare tutto per prendere punti e sto facendo esattamente l'opposto. Sforzandomi di... Mi ha dato il cambio marcatura, non me ne sono accorto. E ovviamente ha segnato una tripla incredibile. Non so, GT. Non lo sto facendo perché non riesco. Ma dai, gliela ha tirata in testa! Ragazzi, gliela ha tirata in testa. Non ho nessuna skill, ragazzi. Allora, se conoscete il gioco, sapete che in questo punto della situazione non ho niente io. Non ho nessuna skill e nessuna abilità. Devo andare veramente a sentimento. E non segno neanche sotto canestro, quindi è veramente frustrante. Perché? Ma non... L'ho fatto prima, ma non... Ma blocchiamo anche qua, non so se si può fare qualcosa. Va bene. Scouts love seeing that type of unselfishness. Pass to Mercer. Goes up from 17. Misses off the left iron. In addition to their alma mater, Horford and Beal have another thing in common. That's right. Both were chosen third overall in the draft. And those guys are a real testament to the qualities. Non entra nulla. Non entra nulla. And the Gators with possession. They've only allowed 2 points so far in the second half. Sono sempre anche 3 secondi. No, non mi ha dato neanche il rimbalzo. Neanche una soddisfazione. Pass to Irvin. Over MP.
Irvin can't get it to go. And the orange with possession here. Now MP. He's covered by Irvin. Down low. Hallelujah. That one's good. Jackson. Sensational ball movement there when you pass the ball like that. 2 punti, un rimbalzo, 4 assist. Fan support. Syracuse is right up there with the best teams in the country. Guarda che mi frega sempre questo qua. Sparala e vai. E vai. Quarantacinquenne ne sa. Male comunque. Male. Devo puntare agli assi, sì, i punti non ne facciamo per adesso. Addirittura Baram. The Gators with the lead. Rimontone lo vedo duro. On the wing, Bayless defended by Miller. Teardrop shot and Bayless puts it in. Jack, mi sembra molto simile allo scorso, però magari online dicono che sia meglio, comunque. Campetti e tutto. Aspetta, facciamo così. Dammi qua. Fammi chiamare. Back to Miller. Bayless with the steal. Non è cosa qua. Irvin outside. Fisher. And here's Diaz. Pass to Irvin. Just 5-2. They set the screen. Boh. Ma questo io non ho capito. Ma non ha senso questo qui. C'è troppo forte. Here's MP. Dammi qua. Mezz'ora per passare sta palla. Ma sono veramente troppo scarso in confronto agli altri, eh. Ho premuto il passaggio 20 minuti. Non è possibile. Cioè, è troppo legnoso. Dove sta andando? Un personaggio. Scusate, l'abitudine di usare tutta la squadra. È veramente... è un divario troppo grande per me. Tra me e loro, cioè non ha senso. Miller, defended by Bayless, screened by MP. No, no, è sempre rosso. È inutile che guardo, è sempre rosso. And the Gators with possession. 14 points, their largest lead of the game. On the wing, Diaz. To the paint. A nice shot by Mercer. It doesn't take Diaz long to spot the wide open man. Tanto non mi cagavano. The defense's weakness. To the inside. Bayless with the steal. Boh, ma e quindi è normale che posso cioè che faccio così poco, perché sembro veramente un cretino. Se non è così poco, non è normale. Guarda, io ora che lo raggiungo, cioè guarda in che velocità ha fatto quel movimento. Io ci avrei messo un quarto d'ora io. Dammi qua. No, ma sono proprio difficile, a prescindere dalla difficoltà, cioè, non è una questione di... È troppo scarso il giocatore all'inizio, perché poi devono farti spendere punti, capito? No, no, il canestro o lo faccio da terzo tempo, non lo posso fare.
No, non è la prima volta, Raum, solo che gioco per i fatti miei io. Cioè, è completamente un altro gioco, i Lakers. Faccio le carriere, quindi... Col mio giocatore gioco solo in live, come avete visto. L'anno scorso ho giocato un po' di più, anche per i fatti miei. E devo tirare qua, ragazzi, purtroppo. Just Dejo, ma il problema per cui si lamentano sempre è dell'online, perché devi shoppare. Fobia, cosa vuol dire? Ma non è andata così male, abbiamo fatto 5 assist. È quello che dobbiamo fare, gli assist. Bene o male mi accontento, però è veramente troppo punitivo. Ma tutti shoppano su NBA, perché sanno che tu lo devi comprare e devi arrivare a quel punto lì. Devi avere una base di almeno 80, perché sennò sei completamente inutile. Poi giocando ti fai anche gli stemmini lì, le cose, però... Il torneo non è andato bene. Vabbè. How you doing, bro? I mean, I know you've kind of been going through it ever since you flamed out spectacularly in that tournament. You auditioning for Top Tech Daily? You need to come more provocative than that, homie. Ti insulta da quando hai fallito, fai schifo. Esatto, amici, vi ricordo che se adesso Vector lo metterà in chat, c'è il giveaway di Stan Gaming. Se voi partecipate a quel giveaway non dovete fare niente, dovete solo essere iscritti a Stan Gaming. Potete partecipare e vincere un gioco. Hanno vinto in chat comunque tante persone che conosciamo, tante, hanno vinto le persone che conosciamo, anche perché tante non è fisicamente possibile, lo facciamo uno al mese. Quindi provateci, non vi costa nulla e nulla. Nel senso che ti chiami il blocco in difesa cambiano e fai assist facile. Sangue ha regalato la sub al giocatore scarso, che sono io. Hey look, since we're on the topic, you've been thinking at all about next steps? I mean, you know I always got ideas, but I want to know where your head's at right now. Non l'abbiamo fatto sempre tutti i mesi, Just Dejo. Ma scusami, ma perché dovrei di nuovo scegliere? Potete, grazie mille. È andata male, quindi mi dice cambia, scusami. L'allenamento. Voglio allenarmi. I mean, your draft stock is kind of on the edge right now. You could go in the second round or you could go undraft. But a strong showing training with Brick. Open runs with them NBA dudes, yeah. Yeah, I mean that can mean a lot to the right team. Potete fare 9 mesi. I ain't got nothing to lose. That's what you saying. Yeah, that's basically the vibe. Look, you can help yourself a lot, and I think that far outweighs the risk. I mean, you're already pretty under the radar right now, so it's either gonna do nothing or it's gonna give you a huge boost. Either way, I think it's worth a shot. Non ho capito. Yeah, I feel like I got a lot to think about, man. Yeah, you do. But you also got a lot of people who care about you. So don't feel like you got to make this decision on your own. Yo, for sure. I appreciate you, bro. When you ready to make moves, let me know. Hey. Non mi sembra molto. Allora, sentite ragazzi, vado un po' nella città io, nella city. Tanto siamo ai 51, quindi non ho tempo per fare un'altra partita. E dopo c'è Liezer. Dopo c'è Liezer, tra l'altro, mi raccomando, ricordatevi. Aspettiamo. È veramente punitivo, ragazzi, è veramente punitivo. Liezer con, non mi ricordo, vede Forrest Gump, mi pare. Watch party di Forrest Gump, se non erro. Finalmente se lo guarda, almeno. Veramente quello lì è da guardare, Forrest Gump, ragazzi. Allora. Voglio vedere se becco. Innanzitutto magari mi metto uno skate. Niente, non ha mai visto Forrest Gump. Tra l'altro Tom Hanks è il suo attore preferito. Aia.
proprio bello Forrest Gump, ragazzi. Ed è proprio bravo Tom Hanks. Ma i campetti? No? Fatemi controllare una cosa. Sì, fa schifo sta maglia marrone che danno all'inizio, concordo. Ma devo prima unirmi... Mi sa che devo prima unirmi... Perché qui non posso giocare, mi sa. La musica! Oh! Cosa sta succedendo, ragazzi? Bello che sia tutto dei Lakers. Giallo viola. Non ho capito. Ma poi, ragazzi, a me la cosa che dà fastidio è il ritardo in alcuni comandi. Cioè, mi dà proprio fastidio. Cioè, io con l'Elgato è a posto l'Elgato. Non ho problemi con gli altri giochi. Quindi non è una questione di Elgato. Non riesco a capire come mai c'è questo delay, questo ritardo. Ma i campetti! Hopla! Io poi non so giocare, evidentemente. Il mercato... Partite 1v1. Come metto il punto? Imposta a metto. Via. Perché è bello l'idea di avere una mega città per fare di tutto oltre a giocare a basket. È una figa, è una genialata, è bellissima. Oh! Cosa succede? Forse non potevo essere lì con lo skate. Però, boh, che tanti... Sarà che chi ci gioca da tanto tempo lo apprezza. Io ci ho giocato solo l'anno scorso un po'. Mi guardavo anche i video, seguivo Mollu, cioè mi divertivo. Però non sono mai stato buono, cioè non riesco a essere bravo. Cosa c'è qua dentro? Fammi vedere. Ma è casa mia? Gioca partite 1v1. Voglio farlo. Cosa succede dietro? Che sono in Westworld. Sì, sì, Cippa, ma chi ci gioca alla City si diverte un botto. È bella, è una bella idea. Solo che mi funziona tutto strano. Io non riesco a giocarla per tanto tempo. Mi fa male gli occhi. È tutto, non lo so, è tutto strano. Che storia, Raum. Ah, scusate. Effettivamente, parlavo. Che livello era? 92. 1v1 contro 92. Di overall. Mi fa segnare? Perché mi fa segnare? Mi dà il vantaggio. Fa il figo. Per forza. Ma non mi ha fatto passare però. E l'ho messa nel culo. Io ci provo, ragazzi, ma la vedo dura, eh.
non l'ho preso. Oh, non ha proprio senso sta roba. Non lo so. E mi spinge, mi costringe a fare il tiro forzato. Così non va bene però, ragazzi. Cioè, non può metterti a via. Così non c'è veramente senso. Cioè, non è indifendibile così, ragazzi. Neanche sotto canestro la metto, cioè. Usa L2, ma non so se hai visto il dislivello, amico mio. Non sto neanche facendo malissimo per essere un microbo in confronto, eh. È che lui va lì, tira, step back, boom. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Cioè, non ha proprio senso così, secondo me. È il motivo per cui poi l'ho smesso l'anno scorso. Cioè, pensa, l'anno scorso ci ho anche buttato qualche soldo, perché ho detto, voglio provare a giocarlo per bene. Però, come al solito, NBA preferisco giocarlo da solo io. NBA preferisco giocarlo da solo, farmi la mia squadra, tirare su i Lakers, magari vendere. Una cosa che mi piaceva fare era rendere i Lakers più scarsi e farli ripartire da zero e cercare di portarli di nuovo su. Io mi diverto a fare queste cose, non è per me fare queste cose qua, perché proprio non ha senso. Poi ti mette contro la gente al 90 milioni, cioè non ha proprio senso. Cioè non riesco a starci dietro, al di là del fatto che non sono bravo come loro, ma vabbè, quello giochi e impari. Ma non mi puoi mettere, sono appena entrato nel gioco, questo al 92 già. Perché palesemente ha preso. Ma tutti, ripeto, anche i grandi streamer di NBA e tutto shoppano tutti, perché è così. Purtroppo, o per fortuna, decidete voi, non lo so. Il gioco, ragazzi, se vi è piaciuto l'anno scorso, vi piace anche di più quest'anno, perché a quanto pare la City hanno messo anche delle cagatine in giro per renderla più intrattenitiva. Sicuramente vi piace. Quindi, per chi ha giocato quello scorso, compratevelo, sicuramente lo apprezzerete. Io penso lo giocherò solo da solo, non penso farò campetti o altro, perché non ha senso. Vediamo se c'è Simone, se è già arrivato Simone che gli passò la linea. No, ma non muore il gioco, ragazzi, fidatevi che è pieno di giocatori che ci gioca NBA. Channel switched. È pieno di giocatori che ci gioca NBA, quindi non muore sicuramente. Vabbè, Diezar c'è, mi sembra, mi conferma anche in chat magari. Ah, eccolo qua. Sound microphone activated. Ti lascio la linea che guarderete insieme Forrest Gump. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Se non l'avete mai visto, state qua, che lo guardate, molto bello. Dovete avere Prime, ovviamente. Yes. Io vi ringrazio per essere stati qua. Come siamo comunque divertiti, è stato figo come al solito farsi il personaggio e tutto. È stato molto divertente. Questa sera purtroppo c'è Tricky Tower, quindi state tonni anche per stasera, mi raccomando. E rimanete qua. Ciao belli.